problema metaforico e spirituale della mia inquietudine e contemporaneamente della mia forza. Questo video rappresenta in modo molto diretto, anche se estremamente simbolico, il muoversi delle energie alla ricerca di un indirizzamento che sia verso l'aggressività, che sia verso, o che sia verso la produzione, la produttività di energie positive. È un magma interiore che si muove e che si trasforma in un movimento che è fatto anche di gioco, è fatto anche di leggerezza, ma è soprattutto la manifestazione del fuoco che esce e che non è perfettamente incanalato. Queste fiamme muovendosi creano un'impressione di forza molto evidente, che è contemporaneamente chiusura, attacco e difesa. Lo spazio buio che è dietro è uno spazio da proteggere, da cui non far accedere, ma allo stesso tempo il gioco con cui si manifesta questa energia è un invito. E qui, in questa forma, vado o cerco di andare, come sempre nei miei lavori, al di là della mia biografia, al di là della mia identità, per rappresentare delle pulsioni in modo il più primario possibile. Sento una responsabilità nel fare arte, perché fare arte è stata una scelta, è stata una non scelta, perché mi ci sono trovato a farla. Non è un'ispirazione romantica, ovviamente, si parla di trovarsi a esprimere determinati movimenti quasi come una necessità. Esprimermi nell'arte mi ha permesso di rappresentare me stesso di fronte a me stesso, quasi considerando superfluo il resto del mondo, e quindi con una specie di salto mortale mi sono trovato a fare tutto il giro completo. In realtà parlo solo e soltanto al resto del mondo. Parlando di me non parlo mai di me, e per fare questo ho sempre lavorato in togliere, in levare. Ho sempre cercato almeno di non aggiungere ma di togliere, perché ogni dato didascalico o biografico era un limite a un'opera che poteva, e in molti casi è diventata, essere il più universale possibile. La mia responsabilità è nell'essere sinceramente reale, vero, attraverso immagini che siano o che fossero il più possibile distaccate dalla realtà quotidiana. Quindi racconto un quotidiano comune attraverso immagini che appartengono ad altri livelli di percezione, non percezione visiva o uditiva ovviamente, ma elaborazione della percezione. Mi sono trovato mio malgrado spesso a entrare nel livello onirico dei miei spettatori, che mi hanno fatto notare come avessero sognato quello che stavo facendo, quello che avevo fatto, come fosse una parte del loro immaginario e non sempre la parte migliore. E quindi la responsabilità è questa, la responsabilità di non raccontare cose che non sono, ma solo cose che passino prima di tutto attraverso la parte profonda del cervello, quella primaria, quella primitiva, e non attraverso la corteccia e l'elaborazione razionale. Quella arriva dopo. Allora, il concetto di bellezza per me è perfettamente in piedi al mio fianco, alla mia sinistra. Questo simpatico omino si chiama Pierpaolo ed è un ritratto simbolico di una terza persona che però anche qui perde la sua identità biografica per entrare in un mondo di simboli, un sistema di simboli totalmente diverso. Paolino è giocosità ed è leggerezza. Allo stesso tempo però per Paolo è fragilità estrema. Non c'è un punto di questo lavoro che non sia estremamente fragile. I Lego non sono incollati, sono solo accostati come si usa, e la testa, il palloncino, in realtà è in vetro di Murano. Basterebbe niente per distruggerlo in mille pezzi, testa compresa. La bellezza secondo me è il risultato dell'equilibrio tra quella fragilità e quella leggerezza.
Ma non so che ego abbia Pierpaolo, secondo me ce l'ha un po' ferito come ego, nel senso che ha la testa piena d'aria, allo stesso tempo molto creativo, molto... è più efficiente ed efficace di quanto egli stesso non creda di essere. Ed è molto più bello di quanto lui non si consideri. Lui è forse spaventato dalla sua fragilità, ma dalla sua fragilità è nata questa bellezza.